Il libro, caro Ministro, le scrivo, raccoglie diciamo, tutta una serie di carte riservate che prefetti e questori della provincia di Terni inviavano al Ministero degli Interni ogni qualvolta, diciamo, per descrivere diciamo, la situazione politica, sociale, economica, industriale della regione. Queste relazioni venivano puntualmente spedite ogni 3 mesi, appunto, e come dire, rappresentano uno spaccato assolutamente inedito, perché fino a qualche anno fa queste carte erano coperte, diciamo, dal segreto di Stato, essendo appunto documenti che viaggiavano per canali interni e che rappresentano appunto uno spaccato di quella che è stata la vita, diciamo, politico-sociale della regione, inedita, cioè nel senso che fatta da diciamo, appunto, persone che non dalle solite persone, dai soliti storici, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che hanno dato un contributo fondamentale per una ulteriore conoscenza del periodo. Il periodo di cui parlo comprende il decennio degli anni 70, quindi va dall'inizio alla fine degli anni 70. Queste pubblicazioni sono state curate dal punto di vista archivistico da Andrea Mauri, che ha fatto appunto tutto il lavoro di ricerca presso l'archivio centrale di Roma. Sono stati selezionati, perché quelle che vengono pubblicate in questi 3 volumi sono solo una piccola parte delle carte che abbiamo tirato fuori, sono state selezionate da Amedeo Zupi, e c'è un commento storico di Claudio Carnieri.